Scudetto número 25 de su historia. Por su parte, la Fiorentina volvió a brillar frente al Brescia de la mano de Batigol, quien abrió el marcador en la primera jugada del encuentro. Poco después, el brasileño nacionalizado belga Oliveira puso el 2-0. Siguió la andanada ofensiva y el brasileño Edmundo, aquí vemos a Edmundo que burló prácticamente a toda la defensa para anotar el tercero. Nuevamente, el animal sirve para Batistuta, quien con su olfato goleador la bombea para un verdadero golazo. Pero no hay quinto malo y este fue obra de Stefan Schwarz. Cerca del final, el Brescia marcó el de la honrilla para dejar los cartones 5-1. Gabriel, el jueves pasado... 2-2, punto importante per l'Empoli. Fiorentina-Brescia 5-1, non riesce invece il Brescia a ottenere punti sul terreno della Fiorentina, che dopo 15 secondi, poco più, passa in vantaggio con il gol di Batistuta che stiamo rivedendo. Poi nell'arco di 5-6 minuti nel corso sempre del primo tempo, al 36esimo, Oliveira con il 2-0 che abbiamo visto, poi Edmundo che caparbiamente porta avanti il pallone attraverso una serie di rimpalli e di dribbling fino a superare il portiere avversario e a battere nella rete sguarnita, 3-0. Il 4-0 è questo splendido pallonetto di Batistuta, tutto nel primo tempo questo. Nel secondo tempo il gol di Schwarz, eccolo, il sinistro che inganna il portiere bresciano, e poi il gol, quello che un tempo si definiva il gol della bandiera, a merito di Hübner, con i gol realizzati da Caccia e Magallanes. Caccia in primo tempo, eccolo qui, lancio di Lucarelli, pallonetto sull'uscita di Mancini, il gol dell'1-0 dell'Atalanta. Il 2-0, intanto rivediamo, il 2-0 viene nel secondo tempo per merito di Magallanes, avversario 2-0, Bologna-Empoli, 2-2, finale rocambolesco a favore dell'Empoli, con il vantaggio del Bologna, rigore su Baggio trasformato dallo stesso giocatore dal numero 10 del Bologna al suo 19esimo gol stagionale, poi gol di Paramatti per il 2-0, sembra gioco fatto, ma prima della fine del tempo Esposito riapre, intanto stiamo rivedendo il gol di Paramatti, riapre con questo pallonetto la storia della partita, che nell'arco del secondo tempo, anzi in tempo di recupero intorno al 48esimo-49esimo minuto, si risolve a favore dell'Empoli, per così dire, perché c'è questo intervento dell'arbitro che concede un calcio di rigore, poi concentrano il gol realizzato da Palmieri sulla fine del primo tempo, che andava in pratica al successo a Lecce, poi Jugovic ha sbagliato un calcio di rigore, Marcolini scusa, ha sbagliato il calcio di rigore, anzi Glorieri lo ha parato, prima in Serie A avrebbe trovato spazi diversi. Andiamo a Napoli-Udinese, con l'Udinese in vantaggio per merito di Poggi, smarcato sul tocco di Amoroso. Il gol dell'1-0 per l'Udinese, che viene però raggiunta su calcio di rigore per questo intervento su Bellucci, che ha lasciato qualche dubbio, ma l'arbitro è stato molto deciso, De Santis di Tivoli. Il gol di Turrini per il pareggio. Poi sul filo del fuorigioco l'azione di Amoroso con il tocco finale a Birov, che permette al tedesco di raddoppiare per l'Udinese. Ancora il tedesco messo a Jala. Parma-Sampdoria 2-2, botta e risposta. Chiesa apre le marcature con questo calcio di punizione nel primo tempo. Rivediamolo ancora, gran calcio di punizione di Chiesa. Un altro che cerca spazio per il Mondiale. Il pareggio di Paco con questa azione dopo il colpo di testa di Montella, che addirittura fa un assist di testa, cosa non facile per lui. Siamo sull'1-1. Poi il palo che vediamo è Sensini sulla ribattuta, è il più pronto di tutti per il 2-1 del Parma. Abbiamo intravisto per un attimo Bogossian, che c'è il gol del 2-2 della Sampdoria. Roma-Milan 5-0, cominciamo con questo gran tiro di Candelà per il primo gol romanista, già al 16esimo minuto. Poi intervento falloso su Totti e calcio di rigore trasformato da Di Biagio, 2-0 per la Roma. Ancora Di Biagio, gran sinistro da 20 metri in diagonale e siamo al 3-0, rivediamo questo gran gol di Di Biagio. Il quarto gol è di confezione brasiliana, è il Dair per Paolo Sergio, scatto in verticale, tocco sull'uscita di Sebastiano Rossi, 4-0 nel primo tempo, nel secondo tempo si limita un po' la Roma, ma Del Vecchio di testa, sfiorando appena, batte per l'ennesima volta.